Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione, la prima del 2022. La chiusura dell'anno è stata come al solito caratterizzata dall'approvazione della manovra finanziaria che ha monopolizzato la lunga seduta consiliare di fine 2021. Questo è il commento di Eugenio Giani. Un bilancio che, se lo dobbiamo definire in poche espressioni, è nella sua parte corrente un bilancio sobrio, perché è il momento di non esagerare nelle spese, ma invece di mantenere un contenimento, non tagli, ma sobrio, e contemporaneamente che guarda nella parte degli investimenti al futuro con forte capacità di investimenti. Sobrio nella parte corrente, dove abbiamo rimesso un po' tutte le poste sui disabili, su quello che è la socialità e quindi le persone meno abbienti, sulla possibilità di guardare anche a quello che sono voci di spesa che in qualche modo rendano l'uscita dalla crisi pandemica con il gruppo, tutti insieme, e non creando e accentuando le disparità. Ma contemporaneamente è un bilancio con investimenti molto consistenti. Sarà grazie a questo bilancio regionale che avremo la tranvia a Bagnaripoli, 70 milioni che abbiamo messo. Sarà grazie a questo bilancio regionale che avremo opere di difesa del suolo per circa 80 milioni, comprensive poi anche di quello che è il contrasto a interventi di erosione sulla costa. Avremo, grazie a questo bilancio, 60 milioni sulla sanità, ulteriori a quelli che sono le risorse dei fondi strutturali e del PNRR. Ma avremo anche sulle riqualificazioni urbane 15 milioni che aiuteranno agli interventi di qualificazione nelle singole realtà della Toscana, 55 milioni sullo sport, dove concentreremo l'attenzione sulla possibilità di supportare, l'anno scorso l'abbiamo fatto per 56 comuni, altrettanti comuni dei 273 della Toscana, inizieremo la politica della costruzione dei centri sportivi Pegaso. Il primo impianto Pegaso sarà la piscina di San Bartolo a Cintoia, proprio qua a Firenze, ma che avrà un'utilità regionale. Circa 15 milioni su interventi nella strutturazione della cultura e naturalmente sulla scuola, dove ci sono 12 milioni, ma sono complementari a quegli interventi, addirittura 33 interventi scolastici per una cifra superiore a 70 milioni che derivano dal fondo di coesione. I tempi che viviamo ci portano soprattutto a concentrare il nostro impegno sulla sanità e siccome per la Regione Toscana il Covid significa circa 600 milioni l'anno la spesa per gli operatori, per le assunzioni, per l'affitto dei circa 90 hub, per le USCA, per quello che sono gli interventi di acquisto di dispositivi, è evidente che il nostro bilancio nella parte corrente non poteva che essere frutto di una mediazione, di un equilibrio. Io ritengo che il governo farebbe un grande errore se non riuscisse in questi mesi a dare un supporto di aumento del fondo sanitario regionale, lo dico per la Toscana come per le altre regioni, perché oggi la lotta alla pandemia è la cosa più sentita dalla popolazione. Il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è stato dunque approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico e Italia Viva, garantendo continuità di esercizio e governo in un contesto di razionalizzazione delle spese dovuto alla pandemia e all'attesa dell'arrivo dei fondi del PNRR. Ascoltiamo i pareri dalla maggioranza. Un bilancio importante perché scongiura l'aumento delle tasse, anzi in questa manovra, è una manovra espansiva, noi facciamo maggiori investimenti sulla cultura e in più azzeriamo l'IRAP per 3 anni alle imprese, nuove imprese verranno ad investire nelle aree di crisi industriale o nelle aree interne. Un bilancio che recupera quella piccola criticità iniziale relativa al fondo sulla disabilità e rilancia, mettendo più risorse a disposizione. La Toscana è terra dei diritti, la Toscana è terra che non lascia indietro nessuno. Abbiamo deciso anche come Consiglio regionale, ci tengo molto a dirlo, di chiedere alla Giunta il sostegno per digitalizzare tutti i nostri lavori. Questo che vuol dire? Maggiore trasparenza. Siamo in una fase di passaggio dalla vecchia programmazione europea a quella nuova.
Quindi questo bilancio si arricchirà e si integrerà con l'arrivo dei nuovi fondi europei e con quelli del PNRR che saremo in grado di catturare. È una manovra che contiene molti investimenti, che parla alle esigenze della Toscana, dei suoi territori e anche delle sue comunità, che come Partito Democratico e come maggioranza, in collaborazione con il Presidente della Giunta, abbiamo inteso anche arricchire, integrare e migliorare. Vorrei da questo punto di vista ricordare il Fondo per le progettazioni a disposizione dei comuni e dei consorzi, proprio per catturare attraverso i progetti i fondi del PNRR. Vorrei ricordare l'attenzione nei confronti della montagna e dei comuni disagiati con l'incremento dei fondi. Vorrei anche ricordare quella che è una misura importante per l'economia, perché noi abbiamo previsto che nei prossimi 3 anni le aziende che si insediano nei territori oggi classificati come di aree di crisi complessa e semplice non pagheranno l'IRAP. Occorreva garantire la continuità dell'azione amministrativa e con questo bilancio lo facciamo. Un bilancio che indubbiamente risente in alcuni settori di una serie di inevitabili decurtazioni di risorse, ma che vuole ancora investire in alcuni settori strategici per l'economia e la società toscana. Da una parte le politiche giovanili e lo sport, dall'altro il tema dei trasporti, del diritto alla mobilità, fino ad arrivare all'ambiente. Tutti i settori che assieme alla cultura escono da questa manovra finanziaria con un incremento notevole di risorse. L'auspicio è che con le risorse che arriveranno nel 2022 e le importanti tappe che caratterizzeranno la revisione dei conti anche nella nostra regione, si possa dare una risposta efficace in tutti i settori di intervento dell'azione di governo della Regione Toscana. Al momento il bilancio della Regione Toscana non prevede nessun aggravio a carico dei contribuenti, non c'è neppure in ipotesi l'idea di un innalzamento delle tasse, e questo credo che sia un aspetto da considerare come prioritario nell'ambito di questa manovra finanziaria. Certamente una serie di valutazioni sono state compiute a seguito soprattutto del disavanzo che si è verificato nell'ambito sanitario e dovuto all'emergenza sanitaria e ai costi che sono stati sostenuti, però è pur vero che questo si è riverberato in alcune scelte strategiche, quali ad esempio l'idea di accantonare una serie di risorse aggiuntive rispetto a quelle già presenti nel fondo di riserva, e chiaramente nei prossimi mesi si dovrà vedere quale sarà l'evoluzione di questa vicenda, soprattutto anche in relazione all'apporto che il governo intenderà dare alle regioni per sostenere l'emergenza sanitaria ancora in corso. Un bilancio 2022 della Regione Toscana che viene approvato mediante una maggioranza che si ritrova compatta, Partito Democratico, Italia Viva, insieme al proprio governatore Giani, dando una risposta importante alla Toscana. Questa è la mia soddisfazione principale, abbiamo condiviso ogni passaggio partendo da una imposizione fiscale che rimane inalterata, era la nostra battaglia, addizionale IRPEF e bollo auto non sono state aumentate, per di più c'è la riduzione importante dell'IRAP per le nuove imprese che investono nelle aree di crisi, si trovano le risorse per la cultura, per lo sport, per le infrastrutture, pensiamo a 150 milioni di euro di nuovi investimenti, si guarda verso il futuro, se pensiamo anche alla richiesta di progettazione della Siena Chiusi, un'innovazione straordinaria sul raddoppio e sull'elettrificazione di questa tratta ferroviaria, per arrivare a fare interventi a favore dei comuni sui teatri, sulle scuole, pensiamo ai fondi per finanziare le scuole per tutti quei progetti che sono in corso e che sono bloccati a causa dell'aumento dei costi, un nuovo sistema di risalita degli impianti della Toscana, investimenti sulla neve, investimenti che riguardano anche la difesa del suolo, la cultura, ma soprattutto la rigenerazione urbana e l'assetto viario della nostra regione. Quindi la soddisfazione di Italia Viva è forte perché soprattutto si approva un bilancio, ma soprattutto la maggioranza si ritrova e si riscopre molto compatta, unita, e sarà un anno importante per quanto riguarda la regione toscana. Polemiche invece le opposizioni che lamentano soprattutto scarsa visione e programmazione in un bilancio presentato in ritardo, con il nodo del disavanzo della sanità ancora da sciogliere. Sentiamo. È un bilancio melina, è un bilancio dove la maggioranza e la giunta regionale passa la palla avanti e poi
la passa indietro senza mai andare all'attacco. È un bilancio dove ci sono delle forti riduzioni per 193 milioni circa di euro, quindi diciamo che questa palla è passata molto indietro e poco in avanti. È un bilancio che non lascia una visione complessiva a quello che deve essere una programmazione seria della Toscana dal punto di vista in particolare della sanità, delle infrastrutture, dei trasporti. Non si capisce dove si vuole arrivare. È un bilancio che purtroppo nasce già penalizzato, oggi lo conferma anche l'Istat, abbiamo una contrazione del PIL regionale, la più alta tra tutte le regioni d'Italia, meno 9,8%. Ma quello che più ci preoccupa è una mancanza di prospettiva e di visione, e da questo bilancio lo capiamo benissimo. Naturalmente esprimiamo un fermo voto contrario, tanto nel metodo quanto nel merito. Un metodo che ha visto sostanzialmente tagliate fuori le opposizioni dalla garanzia di un qualsiasi approfondimento istruttorio, in particolare per quanto riguarda il famoso maxi emendamento. Di fatto siamo di fronte ad una soluzione che è di compromesso per tutto quello che era emerso, diciamo, le difficoltà della maggioranza di questi giorni a trovare la quadra rispetto a un quadro finanziario che sì, è vero, ha delle difficoltà, difficoltà ben note, i fondi europei che ancora devono arrivare, minori entrate per 160 milioni, però di certo ci aspettavamo forse qualcosa in più, quantomeno sotto il profilo della programmazione. In realtà ci ritroviamo di fronte a una serie di provvedimenti che appunto nel tentativo di tenere insieme i vari appetiti territoriali ci propongono, anche di fronte appunto a questo famoso maxi emendamento che di fatto si risolve in uno spostamento non tanto significativo nelle cifre, ma significativo perché si va ad attingere a quel fondo di riserva che di fatto è il nostro cuscinetto a garanzia di quella copertura del disavanzo sanitario. È un bilancio nettamente insufficiente. Il venerdì ci viene raccontato che si stanno accantonando 50 milioni di euro per far fronte a eventuali mancati rimborsi sulle spese sanitarie Covid da parte dello Stato, e poi il martedì successivo nello stesso fondo che era intoccabile si va ad attingere e si prendono 3-4 milioni per accontentare le richieste del Partito Democratico un po' a destra, un po' a manca. Un bilancio fatto di rinvii, tutte le opere strategiche per la nostra regione rinviate agli anni a venire, penso una su tutte, il porto di Livorno. Il Presidente Gianni ci racconta che questo sarà l'anno in cui finalmente sarà realizzata Dars in Europa, ma i soldi per Dars in Europa vengono spostati dal 2022 al 2023. Il raddoppio della ferrovia tra Pistoia e Lucca, invece che quest'anno, il prossimo anno. Le piste ciclabili, la manutenzione delle piste ciclabili, ogni giorno la sinistra si riempie la bocca di mobilità sostenibile, di green, di risparmio energetico, e poi i soldi per la manutenzione e lo sviluppo delle piste ciclabili della Toscana rinviati addirittura al 2024. Quindi è un bilancio nettamente insufficiente. Il bilancio è stato presentato tardi e pure male. Basti pensare che il parere dei sindaci revisori, che è obbligatorio per legge, è arrivato praticamente a discussione di fatto iniziata, impedendo quindi alla minoranza, ma direi a tutti i consiglieri, di entrare nel merito di alcune scelte. Si è reso quindi necessario, nel corso del primo giorno, come sappiamo, una discussione accesa all'interno della maggioranza con il cosiddetto maxi emendamento, quindi sono state disposte ulteriori spese per placare gli appetiti dei singoli territori. Manca, secondo noi, una visione d'insieme, manca dopo 15 mesi il piano regionale di sviluppo, manca il piano dei rifiuti, cioè le coordinate che possono servire a orientare le imprese e a sostenerne lo sviluppo. In più, per i cittadini, tagli lineari solo parzialmente corretti, per esempio all'assistenza alle persone e alle famiglie con disabili a carico, tagli lineari sul sociale, tagli lineari sullo sviluppo economico e sul turismo. Un bilancio dove non c'è sviluppo, un bilancio senza investimenti, ma è un bilancio prevalentemente fatto di tagli. E di tagli a cosa? Di tagli a quello che è più di prezioso per quanto ci riguarda, la famiglia, la disabilità, la non autosufficienza. Un bilancio che taglia 18 milioni di euro per le cure sulla SLA, un bilancio che taglia 9 milioni di euro per la non autosufficienza, un bilancio che leva addirittura 20 milioni di euro al turismo, lasciando al turismo soltanto 7 milioni di euro, un bilancio che toglie 130 milioni di euro agli investimenti e alla competitività del nostro territorio, ma è un bilancio che mette invece 24 milioni di euro alle sagre,
alle rievocazioni storiche, ai tagli del nastro. Siccome noi pensiamo in un momento difficile come questo, in un momento di risorse scarse, noi dobbiamo concentrare le risorse su provvedimenti che hanno a cuore la famiglia, che hanno a cuore la valorizzazione del nostro territorio, lo sviluppo delle nostre imprese, il sostegno alle nostre attività commerciali. In queste voci non c'è niente. Questo bilancio è un bilancio che non parla ai distretti industriali, non c'è una politica dei porti, non c'è una politica di valorizzazione del tessuto commerciale. Sarebbe ingiusto attribuire totalmente le responsabilità di alcuni squilibri finanziari a una cattiva amministrazione e gestione economica da parte della Giunta, ma ci sono degli aspetti che assolutamente non si possono tacere. In primis che questi documenti sono colpevolmente arrivati estremamente in ritardo ed è stata coniata dal Presidente Gianni un'espressione che, per quanto possa apparire colorita, è preoccupante da un altro punto di vista. Il bilancio in itinere, che è niente più che un modo elegante per dire che in Toscana si vive alla giornata su molti progetti. Si vive alla giornata e si riducono al minimo i bilanci di alcuni assessorati fondamentali che potrebbero trovarsi all'improvviso, se per caso i soldi dell'Europa non dovessero arrivare, per una qualunque ragione, a dover sospendere servizi, erogazioni di qualunque tipo, pensiamo alla sanità, ma anche alle scuole, al dissesto idrogeologico. Ecco, questo modo di procedere ci preoccupa molto perché non ci fa intravedere una strategia da parte, non dico della Giunta, perché so che alcuni assessori hanno delle idee piuttosto chiare su ciò che va fatto, ma sicuramente attribuire la responsabilità al governatore per le scelte politiche e all'assessore al bilancio per quanto riguarda le scelte finanziarie.